Liberi.tv, Riccardo Cristiano, quest'oggi abbiamo raggiunto telefonicamente l'imprenditore Gaetano Saffioti che di recente ha ritirato il premio San Giovannino, istituito proprio a Soveria Mannelli dal parroco Don Roberto Tomaino. Il giornalista di Repubblica Giuseppe Baldessarro ha raccontato nel libro Questione di rispetto, edito da Rubbettino, la vicenda dell'imprenditore Gaetano Saffioti nella sua quotidiana lotta contro la 'Ndrangheta. Questo puzzle, diciamo così, per sicché la gente calabrese, soprattutto anche nei piccoli centri, capisca che la sconfitta della 'Ndrangheta, della criminalità o semplicemente nella lotta alla legalità, alla corruzione, eccetera, dipende anche da ogni singolo cittadino, quello che cerco di trasmettere, insomma, non delegare la cosa solo alle forze dell'ordine o a una politica disattenta o poco efficiente, eccetera. Ognuno di noi deve fare qualcosa, soprattutto può fare qualcosa, quindi le condizioni ci sono e il riscatto può venire solo. Tra l'altro lei dice una cosa molto giusta in un'intervista, dice credo che si possa e si debba cambiare con tutto quello che ci può accadere, cioè rischiando, diciamo, immettendoci la faccia, che poi è quello che ha fatto lei, ci ha messo la faccia per una questione probabilmente sia di orgoglio calabrese, ma sia anche di rispetto nei confronti delle persone, della sua famiglia, delle persone che la circondavano. Cioè dimostrare con i fatti che si può fare, che si deve fare, le condizioni ci sono, non si è più isolati, perché comunque adesso l'attenzione c'è, vent'anni fa neanche si sussurrava la parola 'Ndrangheta, insomma oggi credo che non ci siano più alibi. Questo è un territorio importante affinché si possa dare fiducia e che sia un esempio da emulare, insomma. Poi lei ha comunque visto richiamato anche più volte, insomma, questo monito. Tra l'altro Don Roberto ha anche detto una frase di San Giovanni, che era quella di non maltrattare e non estorcere niente a nessuno. Quindi alla fine è anche un insegnamento cattolico cristiano quello di essere un buon cristiano nei confronti anche del prossimo, di non estorcere nulla a nessuno. Come dovrebbe comportare, cioè basando sui valori morali, sul rispetto della vita, ho citato la semplice regola delle 3 R, cioè avere rispetto per se stessi, rispetto per gli altri e responsabilità per ogni azione. E quanto riguarda chi fa del male, se rispettassero anche loro i 10 comandamenti che disattendono sempre, insomma, non saremmo qua a parlare di 'Ndrangheta e di illegalità, insomma, il problema è questo, appunto sempre sul popolo. Il popolo ha un grande potere, quello di scegliere, ma scegliere non vuol dire neanche restare passivi, perché molto spesso chi non è direttamente interessato pensa che il problema non gli riguarda, invece sono i primi a pagarne le conseguenze, perché oggi come oggi la criminalità si è evoluta, più che estorcere, specialmente nel campo dell'edilizia, cerca di avere la collusione con l'imprenditore, il quale per recuperare i soldi dati alla criminalità depotenzia il materiale e fa le opere non come dovrebbero essere fatte. E poi ci si indigna che se crolla una scuola o crolla una strada, che è tutto a discapito dei cittadini. Quindi questo deve essere ben chiaro, che chi paga soprattutto le conseguenze del pizzo è il singolo cittadino, che spesso crede che invece non è un problema suo. Esatto. Poi tra l'altro lei ha detto una cosa molto giusta, da padre o comunque da persona che pensa di lasciare, diciamo, la terra, il mondo ai figli e alle generazioni che verranno. Dice che non c'è cosa più bella che possiamo lasciare su questa terra e che i nostri figli possono dire di aver avuto come genitori delle persone per bene, ma ancora di più che possono gridare con orgoglio e che mai con vergogna sono calabrese. Lei lo ha gridato 3 volte e anzi lo grida tutti i giorni. Persone per bene, attenzione, perché anche qua molte persone si sentono persone per bene ma non lo sono,
Perché non è chi ha la coppola, il fucile, o che spaccia la droga, o il criminale incallito, è una persona non per bene. Non sei persona per bene se si timba il cartellino e si va a casa, se si finge ammalato per ottenere una pensione, se è l'invalidità che non gli compete, non si è persona per bene se si insegna ad utilizzare le raccomandazioni per andare avanti e potrei continuare all'infinito. Insomma, la persona per bene è quella che è veramente corretto e credo in determinati valori e che è sorda alle sirene del facile guadagno. Rimboccandosi le maniche ce la si può fare, io ho sempre detto che noi siamo seduti su una miniera d'oro e non la sappiamo sfruttare. La Calabria ha delle potenzialità inimmaginabili, i calabresi sono anche capaci, bisogna svegliarsi un pochettino e non aspettare la fatina con la bacchetta magica. Signor Saffioti, davvero, io la ringrazio delle parole che ci ha dedicato, che ci ha detto. Io penso che queste possano essere già di per sé di incoraggiamento per tutti noi, perché sono, diciamo, non solo parole, ma sono fatti che lei tutti i giorni riscontra con col suo attivismo nei confronti della vita, ma soprattutto anche dell''ndrangheta, che purtroppo qui in Calabria è ancora presente, ma bisogna essere ottimisti e cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e pensare che le cose possono cambiare in meglio. Ma assolutamente, se ogni genitore, perché non si può delegare tutta questa responsabilità ai giovani, i giovani seguono gli esempi dei genitori, se ogni genitore veramente ama il proprio figlio, non può avere timore, e non deve essere di non avere coraggio, perché per vincere la paura di ritorsione, di tutto ciò che può succedere, non serve coraggio, ma una paura più forte, quella di non aver fatto niente per cambiare le cose e immaginare i propri figli in questo mondo malato. Penso che dovrebbe essere questa una paura che vince tutto il resto passa in secondo piano, insomma. Ecco, quindi, e ogni genitore, ogni padre di famiglia, o poi ognuno nel suo campo, nella società, nella politica, l'imprenditore, la chiesa, eccetera, si facciano un bel esame di coscienza e capiscono che per l'esempio quello che serve ai giovani, seguirli, tenerli per mano costantemente, non lasciarli da soli, perché loro hanno bisogno degli esempi che provengono dagli adulti, nel modo più assoluto. Io credo che ogni ragazzo sarà un picciotto, tra virgolette, o una persona per bene per gli insegnamenti che riceverà. E la famiglia è la base più importante. Assolutamente, condividiamo. Liberi TV la ringrazia per l'intervista e poi comunque le manderemo ovviamente il link per poterla visionare su YouTube, sul nostro canale di Liberi TV. La ringrazio davvero, le auguro buona giornata e Grazie a voi, grazie buona davvero giornata. per quello che fa tutti i giorni. Speriamo di vederci presto per nuove, diciamo, iniziative sul territorio. Grazie mille davvero. Grazie a voi, grazie a Grazie. voi.